Nel passato, come nel presente, ci sono stati confronti e discussioni, ma è sempre il Signore a guidare la sua Chiesa. Lo ha sottolineato Papa Francesco celebrando la messa a Santa Marta. Ai presenti, il Pontefice ha chiarito che se i cristiani si lasciano ispirare dallo Spirito Santo, che inizialmente sembra creare confusione ma poi genera armonia, è possibile raggiungere posizioni di comunione e unità. Una Chiesa dove mai ci sono problemi del genere, sì, beh, sì, mi fa pensare che lo Spirito non è tanto presente. È una Chiesa dove sempre si discute e ci sono cordati e si tradiscono i fratelli uno all'altro, neppure lì è lo Spirito. Lo Spirito è quello che fa la novità, che muove la situazione per andare avanti, che crea nuovi spazi, che crea la saggezza che Gesù ha promesso. Egli vi insegnerà. E questo muove, ma anche è quello che alla fine fa l'unità armonica di tutti.